buon inizio di settimana in compagnia di TG 2000. Papa Francesco ha annunciato stamattina nel corso di un'udienza che fra un anno esatto saranno aperti gli archivi relativi al pontificato di Pio XII per mettere nella giusta luce il ruolo avuto da Papa Pacelli durante la Seconda Guerra Mondiale, uno dei periodi più bui della storia umana. Paolo Fucili. Francesco lo annuncia con animo sereno e fiducioso, afferma, perché la Chiesa non ha paura della storia. Ho deciso che l'apertura degli archivi vaticani per il pontificato di Pio XII avverrà il 2 marzo 2020. Udienza oggi agli ufficiali dell'archivio segreto vaticano per l'ottantesimo anniversario, ieri l'altro, dell'elezione di Pio XII, papa della Seconda Guerra Mondiale e dei tanti pregiudizi sul suo conto, dice Francesco, con chiaro riferimento ai controversi presunti silenzi di lui di fronte a nazismo e Shoah. È dal 2006 che negli archivi vaticani si lavora duro ad ordinare ed inventariare l'ingente mole di documenti del pontificato Pacelli, è già comunque una parte non piccola e accessibile agli studiosi. Tra le reazioni del mondo ebraico c'è il plauso convinto dello Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto a Gerusalemme. Così la seria ed obiettiva ricerca storica, commenta Bergoglio, saprà valutare nella giusta luce Pacelli e la prudenza umana e cristiana di tante sue tormentate decisioni, non reticenza come parve talora, ma tentativi per tenere accesa, nei periodi di più fitto buio e crudeltà, la fiammella delle iniziative umanitarie, della diplomazia, della speranza impossibili, buone aperture dei cuori. Quindi con la stessa fiducia dei miei predecessori, apro e affido ai ricercatori questo patrimonio documentario. Ciò che possiamo aspettarci probabilmente potrebbe sorprenderci. Per esempio, dove finì la maggioranza degli ebrei romani mentre purtroppo poco più di 1000 di loro prendevano la strada di Auschwitz, dei lager? Come si ramificò la rete di soccorsi a Roma? Quale fu il ruolo della Santa Sede rispetto per esempio ai nuovi elementi che emergevano dalla conferenza di Yalta e di Potsdam? Qual è la posizione della Santa Sede sulla creazione delle Nazioni Unite? La questione del silenzio è una questione ormai superata anche per i nostri amici non necessariamente cattolici. Basta non fare apologia, ma nemmeno fare ipologia, cioè asservire i documenti tagliando quelle parti che sono scomode, che magari smentiscono delle tesi precostituite. Siamo alla politica, primo atto da neosegretario del PD per Zingaretti, l'incontro a Torino con il governatore Chiamparino per parlare di TAV, ma in queste ore emergono i dettagli dell'accordo fra CAF e INPS sul reddito di cittadinanza. I primi fondi saranno erogati a maggio, da dopodomani si potrà presentare domanda. Augusto Cantelmi. Ad un anno dalle elezioni politiche che hanno dato vita al governo giallo-verde partono da mercoledì le domande per ottenere il reddito di cittadinanza, ma i pagamenti slittano da aprile a maggio. Questo è il succo dell'intesa con i CAF, il nodo è l'invio delle domande all'INPS e i tempi di verifica, tant'è che l'Istituto di Previdenza comincerà a dare risposte dal 26 aprile e le prime CARD arriveranno da fine aprile. Restano anche aperte le divisioni al governo sulla TAV, ma un accordo lo troveremo, ribadisce ancora il ministro dell'interno Salvini. E sulla TAV il neosegretario del PD Zingaretti, dopo il trionfale successo di ieri alle primarie, punta ad alimentare le divisioni nella maggioranza. La sua prima visita infatti a Torino è ai cantieri della TAV. È inaccettabile, quindi quello che chiediamo è che i bandi non si interrompino, che vada avanti, perché veramente sarebbe criminale anche solo teorizzare per il nostro paese di perdere centinaia di milioni di investimenti. Dopo la vittoria alle primarie caratterizzata dall'alta affluenza con circa 1.800.000 votanti, Zingaretti ora prova a ridisegnare il partito che deve essere aperto e pronto al dialogo con gli elettori delusi di Lega e soprattutto 5 Stelle. Gli esteri dalla Siria, arrivano nuove notizie confuse sulla sorte degli ostaggi occidentali in mano all'ISIS, fra cui padre Paolo Dall'Oglio. Secondo fonti curde, il gesuita rapito a Raqqa nel 2013 sarebbe ancora vivo, ma restano i dubbi, come ci racconta Massimiliano Cocchi.
Colonne di fumo, nero e denso, si alzano da Barghouz. I combattenti curdi, appoggiati da milizie arabe e dagli Stati Uniti, continuano a martellare l'ultimo baluardo dell'ISIS in Siria, anche se nelle ultime ore i bombardamenti si sono fatti meno intensi perché, hanno spiegato i comandanti militari, in città ci sarebbero ancora dei civili usati come scudi umani. Nei giorni scorsi a migliaia di persone era stato permesso di abbandonare Barghouz, soprattutto a donne e bambini, ma anche alcuni uomini, tra cui combattenti dell'ISIS ora arrestati. Impossibile dire quanti siano gli ultimi irriducibili soldati del califfato ancora barricati in città, così come è impossibile verificare se veramente nelle loro mani ci sia il gesuita italiano padre Paolo Dall'Oglio. Secondo un quotidiano libanese che cita fonti curde, ci sarebbe in corso una trattativa tra gli ultimi jihadisti di Barghouz e le forze curdo-arabe. I jihadisti offrirebbero la liberazione di padre Dall'Oglio e di altri ostaggi in cambio di una via di fuga sicura. Nonostante alcuni dei civili fuggiti nei giorni scorsi da Barghouz avrebbero detto di averlo visto vivo, tra i confratelli di padre Dall'Oglio c'è grande cautela perché per ora non è stata fornita nessuna prova e non è la prima volta che si parla di una trattativa per la sua liberazione. La situazione in Pakistan e in India: si sono svolte in contemporanea due manifestazioni organizzate da alcuni attivisti per ribadire la necessità della pace tra i due stati. Anche la Chiesa Cattolica del Pakistan invita a riprendere il dialogo, nel mentre il Pakistan ha riaperto il suo spazio aereo e il collegamento ferroviario fra i due stati è stato riattivato. E adesso andiamo avanti con gli Stati Uniti. Strage in Alabama, colpita da una serie di tornado che hanno causato almeno 23 morti e un numero ancora imprecisato di feriti, molti in gravi condizioni. Fra le vittime ci sono anche dei bambini. La devastazione è incredibile, non ricordo niente di simile negli ultimi 50 anni, ha detto lo sceriffo della contea di Lee. Almeno 6.000 case sono rimaste al buio, altre 16.000 hanno avuto interruzioni dell'energia nella vicina Georgia. E adesso cambiamo argomento. Il grande imam di Al-Azhar punta il dito contro la poligamia, che considera il risultato di una mancanza di comprensione del Corano e della tradizione del profeta. Luciano Piscaglia ne ha parlato con lo studioso dell'Islam, Paolo Branca. La poligamia è spesso un'ingiustizia per le donne e per i figli. È un'affermazione destinata a far discutere nel mondo musulmano, anche perché a farla è stata la massima autorità dell'Islam sunnita, il grande imam di Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, secondo il quale la poligamia è frutto di una mancanza di comprensione del Corano. Il riferimento è alla sura delle donne, che autorizza l'uomo a sposare fino a 4 mogli, a condizione di essere giusto con ognuna di loro e con i loro figli. Ma se temete di essere ingiusti, allora sia una sola. E la stessa sura, nel versetto 129 più avanti, dice anche: se voi lo desidererete, non riuscirete a essere giusti fra le vostre mogli. Quindi pone una condizione, ma dice che la condizione è irrealizzabile. Già tra fine 800 e 1900, il grande imam Mohammed Abdu, morto nel 1905, diceva cose simili. Diceva che una famiglia con molte donne, con molte mogli, non può essere in armonia, e la sapienza popolare in Egitto fa chiamare la seconda, terza moglie Dorra, che vuol dire quella che porta guai. La massima autorità sunnita non chiede l'abolizione della poligamia, afferma però che è in errore chi sostiene che il matrimonio debba essere poligamo, e appoggia con la sua autorevolezza chi nel mondo musulmano contrasta una lettura fondamentalista del Corano. Studieremo le richieste avanzate dalla famiglia Orlandi, a dirlo il direttore ad interim della sala stampa vaticana. In una lettera inviata alla Santa Sede, infatti, la famiglia della ragazza scomparsa, 35 anni or sono, fa sua l'ipotesi di una lettera anonima. I resti di Emanuela sono in una sepoltura del cimitero teutonico. Caterina Dall'Olio. Una lettera anonima torna a far parlare della scomparsa di Emanuela Orlandi.
grandi. Cercate dove indica l'angelo, è scritto nella missiva indirizzata alla legale di famiglia. I parenti di Emanuela, per non lasciare nulla di intentato, a 36 anni dalla scomparsa della ragazza, hanno presentato formale istanza al segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, per riaprire una tomba che si trova nel cimitero teutonico, il Camposanto, custodito all'interno delle mura vaticane. Allegata una foto della tomba in questione, appartenente a una principessa tedesca. Riposa in pace, l'invocazione finale dell'eterno riposo, la più comune preghiera per i defunti, diventa nuovo misterioso indizio. Appoggiato a una parete del cimitero c'è la statua di un angelo che tiene un foglio con la scritta in latino Requiescat, in pace. Prima le ossa trovate nel sottoscala dell'Annunziatura Apostolica, alla fine emerso che erano di epoca romana, adesso il cimitero teutonico all'ombra del cupolone. Una storia che è destinata ad andare avanti ancora per molti anni, e il direttore ad interim della sala stampa vaticana Alessandro Gisotti fa sapere che le richieste rivolte dalla famiglia nella lettera verranno studiate. La cronaca, colpo alla mafia siciliana, 34 persone sono state arrestate per traffico di droga, stupri e sequestri di persona, fra i fermati anche un capo ultra della Juventus, Luigi Ferraiuolo. Da un anno aveva lasciato Torino ed era tornato nella sua Agrigento. Andrea Puntorno, noto capo ultra della Juventus, avrebbe sempre continuato a gestire la sua vera attività, il traffico di droga, in società con il nuovo capomafia della città dei Templi, Antonio Massimino. A carico del clan anche sequestri di persona, estorsioni e racket, addirittura una violenza sessuale non completa alla fidanzata di un debitore per intimidirlo. La DIA ha smantellato il clan agrigentino arrestando 34 persone. Non a caso l'operazione è stata chiamata Kerkent, dal nome arabo di Agrigento, che piaceva molto al boss arrestato Massimino, reggente della locale famiglia mafiosa. Puntorno, già noto come Pusher, era uno dei leader del gruppo di ultrajuventini Bravi Ragazzi ed era già stato al centro di indagini riguardanti spaccio e bagarinaggio. A ottobre scorso confermò in un'intervista alla trasmissione Rai Report proprio l'attività illegale di vendita di biglietti, che lo faceva guadagnare tantissimo. Dipende, 30, 40, 25. Mila euro? Sì. Il giornalista che la realizzò, Federico Ruffo, nei mesi seguenti è stato anche minacciato. A Puntorno sono stati sequestrati beni per mezzo milione di euro. L'inchiesta è stata condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Palermo, tra Agrigento, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valenzi e Parma. Siamo agli aggiornamenti sulle ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, dei due alpinisti dispersi da 8 giorni sul Nanga Parbat in Pakistan. La perlustrazione degli elicotteri militari, che hanno raggiunto quota 7.100 metri, non ha dato purtroppo esiti. Secondo il primo report diffuso dall'equipaggio, non ci sono state tracce visibili dei due uomini. E adesso con l'inviato Maurizio Dischino andiamo a Bangui, dove è stato inaugurato l'unico ospedale pediatrico centrafricano realizzato grazie al sostegno del Bambino Gesù. Gli operai hanno cantato ogni volta che hanno costruito un piano del nuovo centro per la renutrizione terapeutica dei bambini malnutriti a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana. Sabato 2 marzo, la grande festa. Dopo 20 mesi di cantiere hanno consegnato al paese la struttura. E con loro ha fatto festa Mariella Enoch, la presidente del Bambino Gesù, a cui il Papa ha affidato il progetto dopo aver visitato il complesso pediatrico di Bangui il 29 novembre 2015, prima di aprire il Giubileo della Misericordia. Un videomessaggio di Francesco ha aperto la cerimonia di inaugurazione del nuovo centro. Non dimentico, conservo nel cuore gli occhi di dolore di tanti bambini malnutriti che ho incontrato nella breve visita all'ospedale. Il Papa ha donato 3 milioni di euro per il progetto, a cui si sono aggiunti 750 mila euro raccolti dalla Gendarmeria Vaticana e 1 milione di euro dalla parrocchia San Martino di Novara. La parola misericordia vuol dire i fatti. Quindi siamo venuti a celebrare i fatti di misericordia, cioè aprire l'ospedale. È un fatto vero e proprio. La struttura ha 80 posti letto e sarà un'eccellenza nell'unico ospedale pediatrico del Centrafrica, grande 2 volte l'Italia e per l'80% in preda a bande armate. Deve diventare anche un centro da cui si propagherà per tutto il paese un'educazione all'alimentazione.
Rientriamo in Italia, a Roma, vi ricorderete della locanda dei girasoli, il ristorante a rischio chiusura in cui lavorano ragazzi disabili. Il locale ha subito la scorsa settimana un furto per un valore di 2.000 euro, ma i dipendenti non si sono scoraggiati grazie alla sorprendente solidarietà degli italiani, come ci racconta Beatrice Bossi. Il computer nuovo è appena arrivato. Quando entriamo alla locanda dei girasoli, il direttore lo sta ancora tirando fuori dalla scatola. È uno dei regali che i cittadini hanno fatto ai ragazzi down che gestiscono il ristorante dopo il furto che hanno subito sabato scorso. Il sorriso con cui Ugo ci accoglie ci fa capire subito che la solidarietà ha fatto un miracolo. Devo dire che il cuore dei gitaliani è davvero enorme, nel senso che già ci hanno mandato email, già ci hanno mandato offerte, se volete vi do il PC, se volete vi do la stampante, sono stati carinissimi, anzi li ringraziamo tutti. C'è anche un impianto di videosorveglianza tra i doni in arrivo, quello che mancava alla locanda sabato scorso e che ha permesso ai ladri di muoversi senza essere disturbati. In pieno pomeriggio hanno portato via computer, stampanti, cibo e soldi per un bottino di quasi 2.000 euro. Ragazzi, come hanno appreso la notizia? Chi spaventato, chi stranito, chi magari l'ha presa anche un po' alla leggera, però diciamo che a tipo Ettore si è arrabbiato, ha passato una serata a dirlo a tutti i clienti, furioso. Potrebbero essere entrati da questa porta d'emergenza, ci dice il direttore, senza fare rumore e rompere nulla. Non ci facciamo abbattere. In questa casa regna il sorriso e quindi ritorna il sorriso in un attimo. Non avete fatto neanche un giorno di riposo, di chiusura forzata? No, anzi, subito aperti e subito a dimostrare il nostro spirito combattivo. E adesso un'altra storia, una storia che arriva dalla provincia di Venezia, dove un parroco ha rifiutato l'offerta di un fedele che aveva chiesto che la donazione fosse destinata prima ai poveri italiani. Sentite, Fabio Bolzetta. Una busta come le altre, con offerte destinate ai poveri e consegnate alla Caritas parrocchiale. Ma la solidarietà stavolta conteneva istruzioni precise, selettive, pro anziani, malati, al freddo o alla fame, italiani da sempre in primis, gli stranieri per ultimi. Quanto era scritto sulla busta mi ha profondamente amareggiato e umiliato, ha scritto, rendendo noto quanto accaduto, Don Gino Cicutto, parroco nella chiesa di San Nicolò e San Marco a Mira in provincia di Venezia. Queste parole ripropongono slogan che siamo abituati a sentire, ma non hanno niente a che fare con la fede e la vita cristiana che considera i più poveri tra i primi, senza guardare il colore della pelle o la provenienza, ha commentato Don Gino nel foglio della collaborazione mirese e ripreso dal settimanale diocesano del Patriarcato di Venezia, fino a fare il giro di testate nazionali e siti web. Non perché non ci siano italiani bisognosi, ma la persona che ha scritto queste parole, prosegue Don Gino, deve interrogarsi seriamente sul suo essere cristiano e se non è d'accordo su quello che è la vera carità, ha concluso, può passare per la canonica a riprendersi la sua offerta, eventualmente può consegnarla a chi la pensa come lui, ma non deporla davanti al Signore. È morto a 74 anni Don Vincenzo Sorce, fondatore dell'associazione Casa Famiglia Rosetta per il sostegno ai disabili. Don Vincenzo è stato promotore di molte iniziative di accoglienza e reinserimento. Francesco Durante. Un uomo e un prete di frontiera con il coraggio di osare per andare incontro a chi soffre, a chi è solo ed emarginato, poveri, disabili, malati di mente, persone con AIDS, bambini e anziani abbandonati, giovani dipendenti da alcol, droghe, gioco d'azzardo. Don Vincenzo Sorce nei primi anni Ottanta aveva fondato l'associazione Casa Famiglia Rosetta, una rete d'amore intelligente che dalla Sicilia si era allargata fino all'est europeo, all'Africa e all'America Latina, offrendo ai più disagiati servizi sociosanitari, psicopedagogici e spirituali attraverso attività residenziali, ambulatoriali e domiciliari. Ridare una casa, una stabilità, quindi l'accoglienza, per ricostruire famiglie, rapporti. Un lavoro che è importantissimo perché non ci può essere reinserimento sociale se non c'è ricostruzione dei legami familiari, genitoriali. Un prete aperto all'uomo e ai suoi bisogni, Don Vincenzo. Così lo ricorda un suo compagno di seminario, che poi è stato ordinato sacerdote insieme a lui. Si è gravato in maniera cristiana e umana di tutta quella realtà di sofferenza, partendo da una scintilla, istituendo, aprendo questa casa Rosetta, che poi ha avuto le sue diramazioni in lungo e largo nel mondo. La conferma di una certezza che Don Vincenzo amava ripetere: tutto ciò che è amato cresce.
questa parola. E adesso andiamo nello spazio, è riuscita ad attraccare automaticamente la stazione internazionale la navicella Crew Dragon della SpaceX di Elon Musk. Stiamo vedendo le immagini, una missione che riapre per gli Stati Uniti la possibilità di portare astronauti nello spazio. L'obiettivo finale dell'imprenditore di origini sudafricane, appunto Musk, è raggiungere Marte. È iniziata una nuova era, le sue parole. Adesso cambiamo argomento, Silvio Vitelli ci racconta la storia di un artista israeliano diventato sorprendentemente popolare grazie alle sue canzoni in lingua araba che sono rifacimenti dei successi dei nonni ebrei che vivevano in Iraq. Era un duo musicale amatissimo in Iraq negli anni 30 del secolo scorso. Poi la proclamazione dello Stato di Israele, l'odio per gli ebrei e a loro, i fratelli Daoud e Salah al-Kuwaiti, non è rimasta altra possibilità che fuggire in Israele. Oggi, 70 anni dopo, suo nipote rispolvera quei successi, li fonde con la musica occidentale e diventa una star cantando in arabo a Tel Aviv. Dudu Tass ha eseguito le canzoni dei suoi antenati persino negli Stati Uniti, aprendo i concerti dei Radiohead. Mia mamma ascoltava sempre musica araba, anche se spesso quando eravamo a casa lei spegneva lo stereo perché ci vergognavamo, era la lingua del nemico. Grazie a internet raggiungiamo i fans nel mondo arabo, ci scrivono venite a suonare qui, spero davvero che un giorno possa accadere. Instagram. Ed eccola una fan che vive a Baghdad. L'ho trovato grazie a YouTube, racconta, mentre intorno a lei i segni di una presenza che si è voluta cancellare resistono al passare del tempo. Ironia della sorte, proprio a Tel Aviv si terrà l'Eurovision Song Contest. L'Italia vi prenderà parte con Mahmoud. Italiano, certo, ma con un nome arabo, così come il ritmo e alcune parti del testo della sua canzone. Se c'è qualcosa in cui credo è che la musica può avvicinare le persone. Non può fare pace, ma può supportarla. Shalom. Andiamo in Egitto, finite le celebrazioni per l'anniversario di San Francesco. Tra i segni concreti che restano di questo anniversario c'è la Sala del Dialogo di Alessandria, restaurata anche grazie al contributo della Fondazione Giovanni Paolo II. Cristiana Caricato. Si concludono nella chiesa di San Giuseppe, nel cuore del Cairo, le celebrazioni per gli 800 anni dall'incontro tra San Francesco e Al-Malik al-Kamil. Dopo tre giorni di incontri e riflessioni tra Damietta sul delta del Nilo, dove il poverello si presentò al sultano, e l'Università di Al-Azhar, nuovo terreno di dialogo e confronto, la celebrazione eucaristica, presieduta dall'inviato speciale del pontefice, il cardinale Sandri, conferma che l'intuizione del santo regge alla prova del tempo. Attraversare confini, violare accampamenti, ma anche opinioni ed interessi per la nuda testimonianza del Vangelo è la lezione che arriva dal passato, uno stile di presenza tra quelli che allora erano gli infedeli codificato da Francesco nella regola non bullata del 1221, solo due anni dopo il suo impatto con l'Islam. Né liti né dispute, ma soggetti ad ogni creatura umana confessando la propria fede e solo dopo, per grazia, sondare la possibilità di evangelizzare. A ricordarlo il prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, che mette in guardia dal rischio di considerare Cristo solo un'etichetta o una bandiera da esibire, invece di servire e amare come lui ha insegnato. Sullo sfondo sempre il documento di Abu Dhabi, che nella terra dei nuovi martiri, l'Egitto, costituisce la speranza di una nuova alleanza tra Islam e cristianesimo. E come segno concreto di un anniversario carico di conseguenze, una sala per il dialogo tra credenti nel complesso di Santa Caterina ad Alessandria, un luogo dove moltiplicare le possibilità di amicizia. Questa sala nacque per la scuola, per i giovani, per la loro formazione. È il momento di riprenderla e restaurarla per dare un nuovo messaggio anche ai giovani e a questa realtà, quello dell'incontro e quello del dialogo. È il momento del TG Post, oggi Vito De Torre ci porta a Tor Pignattara, periferia est di Roma, per raccontarci la storia di padre Claudio, sacerdote della parrocchia di San Barnaba, che vive tutto il giorno con i poveri. Lo fa distribuendo pane e frutta gratis, andando a prendere da scuola i figli di chi ha un lavoro precario o trovando i medici a chi, per chi non può permettersi una visita a pagamento. A seguire c'è Sport 2000, ospite di Giampiero Spirito, il campione di equitazione Luca Marziani. Rimanete con noi, ci vediamo alle 20:30 con tutti gli aggiornamenti.